semaforo rosso della mia automobile, fuori c'è il negro che mi pulisce il vetro. Io quasi quasi gli do un calcio nelle palle. No, vabbè, no, dai, no, perché no, dai. Gli do un euro e una pacca sulla spalla. No, invece no, gli do un bel calcio nelle palle. Al negro. Perché io sono quello là, sono il carabiniere, quello che sta nel... Come chiama? Il Defender, no, la camionetta, insomma, quel furgoncino, quella roba là. No, non sono io quello che guida, io sono quello che sta vicino a quello che guida. Capito? Che ci hanno detto che questi qua, questi ragazzi, questi qua, dice che mettono la città a ferro e fuoco, fanno il casino, capito? Piantano un bordello, questi qua, dice che ci tireranno addosso le uova, gli aranci con dentro le lamette, dice che ci tirano addosso il sangue infettato, ma dove lo trovano il sangue infettato, dico io? Dice che ci tirano le bombe Molotov, che poi mi siete Molotov a quella scuola lì, ti ricordi, ce le abbiamo messe noi, ma non importa, no? È vero. No, adesso io sono il carabiniere. Guarda nella camionetta, quello che c'è la pistola in mano, col braccio teso, di fronte a me, davanti a me ci sta un ragazzo lì fuori, in mezzo alla strada, un ragazzo con un istintore in mano. Perché io dico, ma da dove cazzo l'ha tirato fuori l'istintore? Dico, ma chi sei, Eta Beta, che giri con gli istintori in tasca? Mi dispiace che l'ho ammazzato, va bene? Mi dispiace. Guarda che non fa piacere a nessuno ammazzare qualcun altro. Però come si dice nei film western, no? Quando l'uomo col fucile incontra l'uomo con la pistola è un uomo morto, si dice così. Ecco, allora tu cambia il fucile con la pistola mia e la pistola del film con l'istintore di quello, allora quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con l'istintore è un uomo morto, no? Vedi che funziona lo stesso, anche se poi quello non era un uomo, no? Era un ragazzo, però funziona lo stesso, è morto lo stesso, no? Che poi a me sta città manco mi piace, no? Qui a Genova mangiano il pesto. Io sono calabrese, a me piace il piccante, mi pare una pappa per i ragazzini sto pesto, davvero, capisci? Che poi mica sono andato in galera, no, è certo, ma non tipo prepensionato, una cosa del genere. Adesso me ne vado per i convegni, faccio i convegni, come quelli che ne so che tipo sono stati sulla Luna, quelli che sono stati al Grande Fratello, io nei convegni sono quello che ha ammazzato quel ragazzo di Genova, mi sono imparato a parlare, lo vedi come parlo, svelto, che scilinguagnolo come dite a Roma? Mi sa che mi butto in politica. Ma hanno fatto pure delle proposte, quasi quasi, in fondo. Però la commissione d'inchiesta, no, quella non si deve fare. E lo sai perché? Perché la divisa non si processa. Io sto fermo, nella mia automobile, al semaforo rosso. Fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io mo scendo e gli do un calcio nelle palle. No, vabbè. No, gli do un euro e una pacca sulla spalla. No, invece no. Al negro, gli do il calcio nelle palle, guarda un po', perché io sono quello là, sono quello lì, sai l'americano quello lì, sai quello del Cernis, te lo ricordi? No, non te lo ricordi, beh, però se te lo ricordi che mica è finito male quello là, oppure no, io sono peggio, sono quello, sai quello lì, quello che ha ammazzato, quello dei servizi segreti italiani, no, che tu dici, vabbè, ma quello non era una divisa pure quella, sì, però è l'Italia e l'America, no, se è divisa è divisa, oppure no, sono peggio, io sono quello che fa i bombardamenti umanitari alla faccia dei ragazzini che poi muoiono dentro le scuole, ma chi se ne frega, no, posso essere anche peggio, però tanto... A me tu non mi puoi fare niente, perché la divisa non si processa. E poi tanto poi ti scordi, no? Ti facciamo una birra, un concerto, ma chi ce ne frega, no? Ma tanto ti scordi. Certo quel giorno lì, quello lì che è morto, quello là, quello lì che è morto sull'autostrada, no? Quello lì che l'hanno sparato sull'autostrada, certo quel giorno lì, te ne sei reso conto, no? E certo, tutto quel casino, pareva la rivoluzione, guarda un po' se poi la rivoluzione la fanno quelli dello stadio, eh? La settimana dopo pure la settimana dopo te lo ricordavi. E certo, hanno fermato il campionato. E come hai fatto senza la partita? Che hai fatto quel giorno? Cioè, sei andato al cinema? Che palle il cinema, no? Davvero? Manco si può più fumare al cinema. Era un po' che non ci andavi, E poi che hai fatto? Una pizzeria? Una bella pizza? Che palle la pizzeria? Ma anche in pizzeria si fuma più. Ma non era meglio se te ne stavi a casa? Un bel DVD, la pizza nel cartone, il pacchetto, le sigarette e chi se ne frega, no? Poi tanto poi dopo, la settimana dopo, il campionato è ricominciato e vai! E tutti i gol, e chi se ne frega? No, ma non è così! E poi quello è morto sull'autostrada, vabbè, guarda che ne muore tanta di gente sull'autostrada a sabato sera, quello è morto domenica mattina, ma è morto lo stesso, è morto in ritardo, no? Te lo scordi, e poi pure se te lo ricordi, ti ricordi che comunque tanto... La divisa non si processa. Io sto fermo nella mia automobile, al semaforo rosso, fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io mo gli do un euro e una pacca sulla spalla. Ma sì. Una volta, 10 volte, 100 volte, 1000 volte di seguito io scendo e gli do un euro e una pacca sulla spalla. Una volta su 1000, un calcio nelle palle. Una volta ogni tanto.
Perché tanto, guarda che il mondo non si divide da quelli buoni e cattivi, dove i buoni sono quelli che danno l'euro e i cattivi sono quelli dei calci nelle palle. Il mondo è un'automobile. Chi sta dentro decide se dare calci o euro. Chi sta fuori si prende il calcio alle palle o la pacca sulla spalla e se ne va a casa con la coda fra le gambe. Comunque, capisci? Per questo non serve essere sempre cattivi tutte le volte. Basta un calcio nelle palle una volta ogni tanto. Così. Tanto per ricordarti come sta la questione, tanto per ricordarti come va il mondo.